c'è una grandissima attenzione da parte delle istituzioni e delle federazioni per far sì che lo sport abbia i giusti impianti e luoghi per poter crescere e far crescere i nostri ragazzi. Il meeting è giunto alla 26ª edizione, ogni anno credo che le prime sono state di rodaggio, quelle a metà di conferma e quelle le ultime sicuramente di grandissima fatica, perché le risorse sono sempre di meno. Noi possiamo soltanto che ringraziare e cercare di mettere il massimo delle risorse a disposizione. L'impianto ha bisogno ovviamente di un restyling, usando un eufemismo, no, c'è bisogno di un grandissimo investimento, però ancora si riescono a fare meeting di questa portata. Nel periodo invernale, nonostante tutto, è attrattivo per tantissimi atleti che arrivano anche da fuori Italia, da nord Europa. Questo meeting è il fiore all'occhiello per l'Atletica Ligure, perché è l'unico meeting internazionale, soprattutto questa tradizione di ormai oltre le nozze d'argento, è veramente un vanto per tutta l'Atletica Celle, poi l'Atletica Celle e Giorgio Ferrando, che sono i fautori di questa, di questo evento così lungo nel tempo e tradizionale. Ci troviamo sempre qua a parlare della pista. Questo qua è il punto dolente, come dicevamo anche l'anno scorso, è un peccato dover rischiare di rinunciare a questa tradizione per un impianto che ormai, ahimè, è ai limiti. Sappiamo che per noi la pista è vitale, ma è vitale non solo per il meeting, è vitale perché d'inverno squadre del nord Europa, dalla Svezia, dall'Olanda, al Belgio, vengono a allenarsi nel nostro centro, e per noi vuol dire portare turismo comunque in una stagione che turismo ce n'è poco, comunque stenta, ma soprattutto per noi ha una valenza sociale, perché tenendo la pista in grado di poter essere competitiva possiamo veicolare per l'atletica un qualcosa che potrebbe essere di incentivo anche ai giovani per poter aderire eventualmente a diventare loro stessi atleti e partecipare. C'è da dire che quest'anno il tentativo di tenere viva una manifestazione, appunto tra le difficoltà che sono state citate un po' da tutti, è partito da una proposta un po' rivoluzionaria, quella di fare una manifestazione riservata alle rappresentative della categoria cadetti-cadette, quindi il limite dei 14-15 anni. All'interno di questo è nato un subcircuito che è l'Insieme nello Sport, che parte da Celle Ligure grazie al contributo della Fondazione Agostino De Mari, e che comunque raggruppa anche una serie di altri appuntamenti in Europa dedicati agli atleti paralimpici o diversamente abili a seconda delle nazioni, cambia un pochettino la denominazione.